studi hanno posto l'attenzione su nomi insomma, che sono passati inosservati, anche se sono stati attivi insomma, nel contesto romano. Ecco, Rolando Monti è tra questi artisti. Come si è focalizzata l'attenzione su di lui? Ma attraverso l'archivio Monti, quindi il figlio dell'artista che, con il quale siamo entrati in contatto per intrecciare documenti relativi appunto ai rapporti di vari artisti negli anni 30, di vari artisti della scuola romana. E diciamo che mi ha colpito anche la grande mole di lavori presso questo archivio, quindi di lavori poco conosciuti, cioè Rolando Monti è un artista che, come molti del resto, che noto in quegli anni, appunto saldo insomma nel gruppo della scuola romana, diciamo, il fenomeno del tonalismo, quindi insieme a Cavalli, a Capogrossi, a Melli poi, e di fatto piano piano diciamo è stato ignorato dalla critica nelle esposizioni, tant'è che nonostante appunto abbia continuato poi a operare fino alla morte, quindi è morto nel 91 fino a tutti gli anni 80, e cambiando anche stile, cambiando soggetto, cioè cercando di aggiornare il proprio stile al mercato, però ovviamente rimanendo legato a un gruppo che era ritenuto ormai obsoleto, e quindi nonostante i favori della critica, come i critici come Argan, come Giuseppe Gatz, come Nello Ponente, che hanno scritto molto favorevolmente negli anni 90 proprio per sull'evoluzione di questo artista, di fatto è rimasto sconosciuto anche nelle monografie sulla scuola romana degli anni 80, per esempio. Appunto, come molti suoi coetanei, poi a metà secolo, che hanno rotto con la tradizione diciamo precedente, però non si sottraggono alla forza delle avanguardie, quindi anche lui in un certo senso si lascia così, diciamo, in ritiro, insomma. Chi è stato l'artista che lo ha traghettato, diciamo, verso la modernità, se c'è stato per lui un artista che lo ha ispirato in questo senso? Ma io dunque negli anni subito dopo la guerra, quando ovviamente anche la scuola romana, quella più informata, cioè quella più d'avanguardia possiamo dire, no? Se intendiamo per scuola romana quella che sta una corrente d'opposizione al Novecento, cioè un tipo di arte diciamo ritenuta poi di regime, cioè ecco, nell'ambito della scuola romana che cosa si fa? Si esaspera l'espressionismo figurativo e